La nostra mente è un dono straordinario che ricorda vividamente ogni esperienza e ogni informazione che giunge verso di noi. Ebbene, questo può essere trasformato in una immaginazione fenomenale, ma se perdi il controllo sulla tua immaginazione, se perdi la discriminazione tra ciò che è immaginazione e ciò che è realtà, cosa è futuro, cosa è presente e cosa è passato, allora la tua mente diventerà il tuo più grande nemico. La maggior parte degli esseri umani non soffrono la vita, soffrono solo la loro memoria e la loro immaginazione. Per ciò che è accaduto 10 anni fa, ancora soffrono. Per ciò che potrebbe accadere dopodomani, già soffrono. Non è questione di vita, è questione di mancanza di controllo su due facoltà davvero fantastiche che gli esseri umani possiedono: un vivido senso di memoria e un fantastico senso dell'immaginazione. Non preoccuparti del tuo futuro. Se fai bene al tuo presente, il futuro sboccerà naturalmente. Possiamo lavorare solo con ciò che abbiamo tra le mani ora. Non puoi lavorare con ciò che hai nella tua mente. Puoi pianificare per ciò che è nella tua mente, ma non puoi farci niente. Puoi solo agire nel momento presente. Puoi solo gestire ciò che è qui adesso. Coloro di voi che sono troppo immersi nei loro pensieri e nelle loro emozioni, che stanno sempre sui social magari o simile, penso che dovreste mettere da parte il vostro telefono e fare una passeggiata in foresta. Se non è possibile ogni giorno, almeno 1 o 2 giorni al mese devi perderti da qualche parte, stare in natura da solo, camminare, stare seduto, osservare. Se fai abbastanza attenzione, vedrai. Ti innamorerai in modo così meraviglioso di ogni piccola cosa nell'esistenza, perché come è fatta una semplice formica è troppo perché tu e la tua intelligenza possiate capire come è fatta esattamente. Coloro di voi che non hanno rivolto i propri occhi alla creazione si innamorano troppo delle loro creazioni mentali, che sono il loro pensiero, la cui parte succosa è l'emozione. Quando il tuo pensiero e la tua emozione diventano più importanti della creazione, del creatore, significa che sei diventato una tragedia percettiva. Non hai affatto realizzato la natura della vita. Sappiamo molte cose, possiamo fare molte cose, ma non conosciamo nulla nella sua integralità. Quindi, questa è la natura dell'esistenza. Se presti attenzione ad essa, naturalmente il tuo pensiero e la tua emozione cadranno nello sfondo. Puoi sempre goderteli, ma sai quanto siano insignificanti. Quindi è molto importante, se vuoi fare esperienza delle molteplici dimensioni della vita, che tu sia non serio. Diventi serio solo perché hai preso la tua esistenza troppo sul serio. Anche se esistiamo qui per un lasso di tempo minuscolo in questo cosmo. Questo è un cosmo immenso. Il sistema planetario stesso, il sistema solare in cui esistiamo, è un granello. In questo, il pianeta Terra è un microgranello. In quel microgranello, il luogo in cui vivi o la città in cui vivi è un super microgranello. In questo sei diventato un grande uomo o una grande donna, e questa è la ragione per cui sei così serio in merito alla vita. È un breve lasso di tempo che hai come vita. In questo, se ti prendi troppo sul serio, sei una grande barzelletta. Il segreto della vita è vedere ogni cosa con un occhio non serio, ma essere assolutamente coinvolto, come uno sportivo. Quindi sii un buon sportivo per la vita. Se vuoi essere un buon sportivo per la vita, devi poter vedere che la tua esistenza ha rilevanza per i tempi in cui viviamo, ma non ha rilevanza eterna, a meno che tu non tocchi la dimensione eterna di chi sei veramente. È una vita così breve, solo facendo ciò cui tieni veramente la tua vita diverrà degna di essere vissuta. Se
un vero coinvolgimento deve giungere nella tua vita. Affinché tu ci metta tutto te stesso, devi fare qualcosa che conta davvero, davvero per te. È importante che tu trovi questo. Quando dico che è importante che tu trovi questo, non devi passare metà della tua vita cercando qual è la mia passione, no. Devi solo attingere a questa tua capacità di rendere tutto tuo. Quando tutto è tuo, tutto questo mondo è tuo, questo cosmo è tuo, quindi quando è parte di te, se sei assolutamente coinvolto e cerchi costantemente di creare ciò che conta per te, ciò a cui tieni veramente, allora la tua stessa esistenza varrà la pena. Non necessariamente le tue azioni, non necessariamente ciò che ottieni o potresti non ottenere, ma la tua stessa esistenza varrà davvero la pena, perché il solo respirare ed essere è un fenomeno. Non c'è fenomeno più grande della vita. Se questo non vale la pena, allora cosa?